Missione compiuta per il Terniest che batte il San Venanzo 3-1 allo Strinati. Subito padroni di casa in vantaggio al terzo minuto di gioco, cross di andata, la corsia di destra e dunque padroni di casa in vantaggio. Poco dopo da segnalare il tiro di Cascianelli che termina di poco fuori dallo specchio della porta dopo un intervento errato di Donnola. Ancora San Venanzo, questa volta pericoloso e molto con Conti, tiro potente che Bracai blocca in due tempi. E ancora ospiti vicini alla rete, questa volta con Cascianelli che calcia in area di rigore e Bracai è nuovamente bravissimo a dire di no al San Venanzo. Ma è il San Venanzo ad essere ancora pericoloso, questa volta lo fa sul calcio di punizione, Bracai è super e devia in angolo. A proposito di punizioni, poco dopo il turno del Terniest, schema per liberare la conclusione Torzi Borzoi, bloccata però da Taddei, ma questo era il preludio del gol, non del Terniest, bensì quello del San Venanzo che raggiunge il pareggio con Leonardi, un sinistro ad incrociare il suo davvero bello che Bracai tocca ma non riesce a bloccare. Ancora un'azione pericolosa, questa volta per i padroni di casa, con Rosati per Tozzi Borzoi, tiro al volo da distanza avvicinata, il tiro sfiora la traversa. Passiamo a questo punto al secondo tempo, ancora Terniese, ancora una volta calcio di punizione, dal limite Donati, tiro a giro, palla sopra la traversa. Dicevamo è cambiato il copione, il Terniese che attacca e allora Rossetti, numero davvero bello sulla corsia di sinistra, entra in area di rigore, serve Tozzi Borzoi che colpisce a colpo sicuro, ma sulla linea salva Taddei e la squadra di Lauredi continua a macinare azione su azione, quindi questa volta palla a Rossetti in area, tiro a giro strozzato sul primo palo e parato facilmente dal portiere del San Venanzo. San Venanzo che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. E allora punizione di Fabbris deviata in angolo da Taddei. E quindi arriviamo all'28esimo, al raddoppio del Terniest. Break di Malerba che serve Tozzi Borzoi che inventa tiro a sorpresa dalla quasi tre quarti campo, palla morbida a scavalcare Taddei, Terniest 2, San Venanzo 1. Cambia quindi la partita. Passano i minuti, il San Venanzo non riesce a rendersi pericoloso, il Terniese prova a gestire la partita, ma soprattutto prova anche a mettere in cassaforte il risultato. E così alla 40esima arriva la terza rete, quella che poi chiude il match. Bella giocata di Antonelli che si libera e cade in libera in area di rigore e calcia in porta. Taddei respinge, ma Rossetti è letale lì vicino e segna così il gol del 3-1 senza problemi. No, sì, sono appena uscito spogliatoio. Ringraziai i ragazzi perché era una partita difficile. Conoscevamo il valore dell'avversario e effettivamente si è rivelato per quello che ci aspettavamo. L'avversario ci ha messo in grossa difficoltà e per larghi tratti della gara ci ha anche chiuso nella nostra tre quarti. Siamo stati bravi anche magari a soffrire laddove è stato necessario soffrire, a difendere magari anche il pari in un momento in cui comunque quello c'era bisogno di fare, anche se poi il pari a noi serviva poco. E poi magari alla distanza sono un po' calati fisicamente, è venuta fuori magari una maggior freschezza atletica che ci ha consentito di portare a casa una partita fondamentale, ma fondamentale per la classifica guardando in su e fondamentale per la classifica guardando in giù. Comunque era uno scontro diretto, questa è una squadra fortissima. Io credo che qui, al netto anche della partita della C4, sia la squadra che ci ha messo in maggiore difficoltà. Comunque sei giocatori offensivi, tutti di grandi qualità tecniche, e una squadra ben allenata, vanno fatti i complimenti al mister perché veramente oggi è stato un risultato positivo oltre ogni limite per la classifica, per la situazione, ma soprattutto per la partita che è stata. È una partita equilibrata in cui ci hanno messo in grossa difficoltà. L'abbiamo messo sì in difficoltà, ma non siamo riusciti a ottimizzare tutto quello che abbiamo fatto. Poi loro sono una squadra forte, organizzata. Entrambi avevamo qualche difficoltà, diciamo, di formazione, però
siamo rimasti secondo me in partita bene fino al 2-1, poi dal 2-1 in poi ci siamo un po', diciamo, allungati, disuniti, e quindi complimenti a loro, hanno fatto un'ottima prestazione, meritano il posto che hanno in classifica. Noi purtroppo facciamo sempre gli stessi errori, non riusciamo a uscire da queste situazioni, e quindi bravi per una parte di partita veramente molto bene, sia a livello di gioco che a livello di situazioni. Peccato poi, ecco, nel momento in cui potevamo fare qualcosa in più, loro anche erano stanchi, abbiamo preso il 2-1 che ci ha un po' tagliato le gambe, non ci abbiamo avuto più la forza di reagire.